Un centinaio di auto d'epoca per una giornata messa in fila e grazie anche a un sole splendente in viaggio per i Colli Euganei, per quella che è più una passeggiata che una competizione. Karen Golf tocca con l'ultima edizione un traguardo importante. Con grande orgoglio, 20 anni di progetti di solidarietà dedicati espressamente ai bambini. Quest'anno è il ventennale e per appunto abbiamo fatto un regalo a tutti i partecipanti con il nostro libro che raccoglie tutti quelli che sono i progetti che abbiamo sostenuto in questi 20 anni. Come è avvenuto nelle precedenti edizioni, sono stati equipaggi della Polizia di Stato a bordo di veicoli storici a fare da apripista al corteo di vetture storiche che, dopo aver lasciato il centro di Padova, hanno flemmaticamente percorso i comuni di Villafranca Padovana, Galzignano Terme, Monte Grotto e sconfinato brevemente nel comune vicentino di Montegalda, per poi rientrare nel Padovano Barone e destinazione finale a Valsanzibio, il Golf Club Padova, e dove l'iniziativa è proseguita con una gara di golf. La seconda e non meno importante anima della manifestazione. È una passeggiata fra amici, abbiamo più di 100 automobili, una selezione di auto come mai prima, abbiamo esemplari unici, abbiamo una selezione di Porsche che è il nostro main sponsor, una selezione di Porsche veramente molto importante e contemporaneamente già al Golf Padova, a Valsanzibio, ci sono 120 golfisti che stanno giocando. La combinata decreterà il vincitore della Karen Golf del 2020-22. Per il ventennale l'intero ricavato della manifestazione sarà devoluto all'AIL di Padova, cioè l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Melanoma, e alla Onlus Angeli Berici per la chirurgia pediatrica. Siamo stati molto fortunati perché la manifestazione è sempre stata seguita da tanti appassionati, alcuni dei quali sponsor, e da tanti sponsor importanti che ci hanno da sempre sostenuto.